Prima fase per riportare alla vita questo ponte degli impiccati, cosa è stato fatto? È stato fatto un intervento di ripulitura, l'avevamo detto da sempre che noi avevamo recuperato questo ponte, devo dire grazie alla ditta Marcozzi che ha sponsorizzato questo intervento, di fatti ha realizzato questo intervento di ripulitura che è una prima fase, noi abbiamo messo in bilancio una somma di 15.000 euro per il recupero, per il restauro di questo ponte. Dobbiamo andare in questa direzione, abbellire il parco significa anche poi recuperare i manufatti importanti che sono lungo il suo percorso, quindi Ponte della Noce, Ponte degli Impiccati, poi in futuro dovremmo guardare con attenzione al Ponte Stucchi, il Ponte Medievale che dovrebbe essere risanato e ristrutturato perché è un luogo bellissimo e piano piano andiamo in questa direzione, come abbiamo sempre detto. Valutare, valorizzare al massimo il Parco Fluviale perché è un luogo straordinario di bellezza unica, soprattutto è un patrimonio che poche città hanno e noi dobbiamo valorizzarlo il più possibile, ma stiamo andando in questa direzione. Intanto c'è stata una prima sistemazione che lo rende fruibile, accoglibile e una discreta situazione di decoro. Il progetto che abbiamo messo in campo di circa 8.500.000 di euro, di cui una parte già è finanziata per dare un primo segnale importante di attenzione a questo luogo, negli anni ci porterà ad avere un parco bellissimo che renderà questa città sotto questo aspetto unica. Piero Chiarini prima stava dicendo senza memoria non siamo nulla, il ponte degli impiccati fa parte della memoria storica di Teramo. È una memoria importantissima anche per la tragicità, si impiccavano i delinquenti, speriamo che erano colpevoli, ma si impiccavano anche le persone senza processo. Comunque questo era un luogo storico soprattutto perché collegava anche la parte esterna della città. Questo era il primo approccio salito a questa via dei mulini, si trova uno proprio nel centro della nostra Teramo. Oggi per fortuna, grazie al mecenatismo della ditta Marcozzi, si addiverrà a un recupero completo. E dopo un ringraziamento va anche alla nuova amministrazione per questa nuova sensibilità che prima non c'è stata.